Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle novità di Minecraft 1.20. Oggi ne vedremo ben 10 possibilmente nuove. Questo non sarà il classico video del mercoledì perché non sono usciti snapshot neanche questa settimana. In compenso ieri è uscita la pre-versione numero 3 della versione 1.19.3 di Minecraft, che uscirà il 6 dicembre, salvo imprevisti. Questa versione aggiungerà delle piccole migliorie alla 1.19, fissando alcuni bug e creando alcune novità tecniche, poca roba insomma. Le novità della 1.20, i cammelli, il bambù eccetera eccetera, saranno invece in un'altra versione, appunto la 1.20. Hanno detto però più riprese che la 1.20 sarà una versione costruita attorno alla community, quindi ascoltando tantissimo i feedback oggi più che mai. E vi ricordo che esiste il sito di Minecraft Feedback, dove tutti possono postare le proprie idee all'interno del sito e magari alcune di queste idee arriveranno davvero nel gioco. Hanno creato quindi la sezione per le idee della 1.20 e se tanto mi dà tanto, forse le idee più popolari di questa sezione arriveranno nel gioco, magari non tutte, ma una parte potrebbero arrivare. Di solito questo tipo di video lo faccio in estate prima dei Minecraft Live, ma questa volta ci sta particolarmente per la 1.20. Andiamo a vedere le 10 idee più votate del sito di feedback riguardo solamente questo nuovo update e quindi delle cose che potrebbero realmente arrivare nel gioco nei prossimi mesi. La prima idea che andiamo a vedere è la decima più votata, con 111 voti, che non sono niente rispetto alle idee che abbiamo visto di solito, ma sono idee tutte fresche, nuove. Questa è datata al 21 ottobre, per farvi capire. Quindi ragazzi, l'idea è quella di far sì che i cartelli appesi possano dondolare se toccati dal giocatore. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che, ad esempio, nei villaggi tu puoi toccare le campane e le campane si animano e hanno questo piccolo sdondolio. Adesso i villager si sono allarmati per niente, poracci. E questa stessa animazione potrebbe essere applicata ai cartelli che sono appesi e quindi danno l'idea di essere qualcosa che potrebbe dondolare, ma ovviamente non lo fanno. Non è obbligatoria come aggiunta, non ce la vedo importantissima, però potrebbe essere una cosa carina e simpatica per dare una maggiore immersione. L'idea al nono posto per me invece è un must, è una cosa di una semplicità e banalità incredibile, ce l'avevano pure data nelle concept art della famosa Birch Forest, ma è arrivata nella 1.19 e ragazzi, no, cioè, la devono assolutamente fare. Aggiungere i fottuti tronchi caduti, gli alberi caduti, anche in Java. Questa cosa c'è già nella Bedrock Edition e quindi nelle foreste ogni tanto ti può capitare di trovare dei semplicissimi tronchi caduti. È un'aggiunta da nulla, ragazzi, non costa niente, si potrebbe mettere qualche tappeto di muschio, qualche lichene sopra, giusto per, o qualche fungo, però aggiungere i tronchi caduti farebbero un po' di atmosfera extra, è una piccola miglioria che c'è già in Bedrock, quindi perché non portarla in Java? Sono totalmente d'accordo. La 1.20 è un contenitore di idee della community e quindi potrebbe essere l'occasione perfetta. Idee della community o anche degli sviluppatori per la community. E questa idea all'ottavo posto, ragazzi, è una delle cose più desiderate al momento. Non arriverà mai nella 1.20, io, cioè, ovviamente non penso che possa mai arrivare, ma parliamo della nuova dimensione, della possibilità di aprire il portale del Deep Dark, di entrare trovando una nuova dimensione. Per quanto la community stia insistendo, perché ce l'hanno messo qui, sto dannato portale, vogliamo vedere cosa c'è dall'altra parte, cosa ha scatenato l'estinzione del popolo antico, da dove è uscito lo Skalk. Però ragazzi, è troppo presto e non credo proprio che la 1.20 sia la versione dove vedremo una nuova dimensione, considerando che prima dovrebbero aggiornare l'End e che comunque pare arriverà l'archeologia nella 1.20, quindi già lì è tanta roba, non serve anche questo, ma comunque è l'ottava idea più votata. Io ve le riporto tutte e 10 per dovere di cronaca, però ragazzi, questa qua della nuova dimensione ovviamente è un po' inutile in questo momento, per quanto la vorremmo tutti. Ma andando al settimo posto con 143 voti, la community vuole delle nuove scale. Io sono totalmente d'accordo con questa cosa. Ovvero, abbiamo già vari blocchi di scale, queste qui. Va bene, se ne mettono altre, le scale di blocchi colorati, Mojang, vi prego, è l'occasione perfetta per metterle. E al Creator Day ce l'hanno anche promesse, ed è una delle poche cose che potevo dire da che ho fatto il Creator Day. Quindi, detto questo, le scale a pioli, ragazzi, queste scale qui
hanno un solo tipo di legno. Io vorrei avere scalapioli di tutti i tipi di legno, se possibile, sarebbe molto interessante. Ma in questa idea, in particolar modo, è quella di aggiungere delle scale fatte di bambù, dato che il bambù è un po' protagonista della 1.20, e quindi al posto degli stick usi bambù e crei delle scale che, oltre ad avere uno stile diverso, possono essere srotolate e diciamo essere utilizzate senza essere appese ad alcun blocco. Si può fare anche con la scala pioli, di avere la scala pioli su nessun blocco, ma lo devi fare con i comandi. Avere una scala che scende da un albero, da una casa sull'albero, e tu ci puoi salire senza che sia appoggiata a niente, sarebbe molto figo, e sono assolutamente d'accordo. Anche se già abbiamo una forma alla lontana di scala fatta di bambù, che sono gli scaffolding. Però, ragazzi, non è assolutamente la stessa cosa, quindi supporto totalmente questa idea. E restiamo nella foresta di bambù, perché la prossima idea riguarda un mob della foresta di bambù, ovvero la richiesta di aggiungere una variante di panda rosso. Abbiamo quindi tutti i vari tipi di panda con il loro carattere. Questo ad esempio si è messo a pancia all'aria a giocherellare. Abbiamo il panda marrone, che a me nella serie è morto e non trovo più panda, mannaggia. E questo utente chiede l'aggiunta del panda rosso, che potrebbe essere un panda naturalmente aggressivo con tutti, e quindi player compreso ma anche i mob, ma che una volta temato con bambù o bambù planks potrebbe diventare il nostro alleato e combattere insieme a noi gli altri mob. Sarebbe carino avere un'aggiunta, una variante in più di mob raro, perché sono quelle piccolezze che rendono più bella l'esperienza di gioco e tra virgolette il collezionismo anche volendo. Diciamo che, tolto il colore, non ci vedo proprio questa necessità di avere un panda che fa un'altra cosa diversa rispetto a quelli di adesso. Però non è un'idea brutta, quindi la proviamo anche noi. Ovviamente io, ragazzi, do anche una mia idea, una mia approvazione, ma fatemi sapere anche voi nei commenti se queste idee vi piacciono, se le vorreste nel gioco, siete d'accordo con questi feedback, o se volete proporre altri feedback, fatelo pure nei commenti. Non sia mai, magari, qualche sviluppatore che parla italiano prima o poi dà un'occhiata ai video e trova qualche idea figa. Detto ciò, parliamo di cammelli con la prossima idea, che ha 156 voti, che ha assolutamente senso, ovvero la possibilità di aggiungere delle chest ai cammelli. Abbiamo già però un tipo di mob unico cavalcabile che può avere delle chest su di esso. Sto parlando dell'asino. L'asino gli puoi mettere delle chest e quindi cavalcarlo come un cavallo, ma hai questa feature in più. Questa feature probabilmente non andrebbe trasposta al cammello, non sarebbe totalmente giusto, ma una cosa interessante che viene detta è invece il fatto che il cammello di solito viene vestito con delle selle molto belle, con delle cuciture colorate, con delle belle trame. In questo caso gli abbiamo messo una sella, che è la classica sellina che si mette sul maiale, sul cavallo, e ad esempio all'interno di Minecraft i lama, se li vesti con un tappeto, hanno un design tutto loro. Perché non farlo anche con i cammelli? Questa parte dell'idea mi piace molto di più, sinceramente. Mi piacerebbe vedere più personalizzazione per i cammelli e delle selle uniche per il cammello. Magari, appunto, vestibili anche loro con dei tappeti, perché no? E rimaniamo nel deserto, perché la quarta posizione è un overhaul del deserto. Quindi premono sul fatto di mettere i famosi biome vote all'interno di questa versione. Sarebbe un'occasione ideale, ma non penso che lo faranno, perché ci starebbe in futuro un desert update dove prendono tutti i biome vote scartati, deserto, mesa e savana, e fanno un mega aggiornamento con tutto, perché ci sono in ballo mob, alberi, nuovi tipi di legno probabilmente, quindi è un bel macello, anche se si vocifera della possibilità di un nuovo tipo di legno nella 1.20. C'è questo rumor che aleggia nella community. In poche parole, l'idea ricalca il biome vote dove fu scartato il deserto. Quindi la possibilità di aggiungere delle osi con delle palme e almeno un mob passivo che dia più caratterizzazione al deserto. Qualcuno nelle risposte a questo post ha detto sì, ma hanno messo i cammelli. Solo che i cammelli non sono mob del deserto, sono del villaggio del deserto. Nel deserto non abbiamo ancora nulla. Di sicuro una miglioria di questo bioma farebbe più che comodo e sarebbe più urgente rispetto alla mesa e alla savana, perché è davvero uno dei biomi più antichi e meno curati del gioco. Quindi anche in questo caso sinceramente approverei. Al terzo posto un'altra idea che in questo caso secondo me è sacrosanta, ragazzi, perché si torna a parlare dei cartelli appesi e del fatto che puoi scriverci sopra qualcosa, tipo ciao. Qual è il problema? Che il cartello
ha la scritta solo da una parte. Se io la appendo di qua e scrivo ciao, la posso visualizzare di qui. Ma comunque di qua non c'è. Perché non c'è modo di editare entrambe le parti? Avrebbe senso per un negozio che espone un'insegna all'esterno avere la scritta da entrambi i lati. Quindi immaginate un negozio, voi arrivate a quel negozio, c'è l'insegna fuori, ma da un lato non si legge che cos'è. È stupido a pensarci. Certo, i cartelli hanno un meccanismo tutto loro, però se riuscissero a implementare un modo per scrivere, non dico due testi diversi, ma lo stesso testo specularmente anche di qua, sarebbe un bel upgrade per questi cartelli. Io inoltre gradirei la possibilità, magari tramite un item frame, di appiccicarci anche un oggetto sopra, in modo da avere, che ne so, un oggetto oltre la scritta che identifichi il negozio che rappresenta il cartello, qualcosa del genere. Questa è un'idea che butto lì io, ma che mi piacerebbe tanto poter vedere. Secondo posto, 254 voti. Qua si inizia a salire, altra idea sacrosanta, ed è l'occasione perfetta per mettere robe del genere, la 120. I villaggi nella giungla. Ragazzi, torniamo a parlare dei villaggi della giungla come dei villaggi delle paludi, però. Perché vale lo stesso discorso. Noi abbiamo i villager che hanno varie varianti a seconda di dove spawnano, in quale villaggio stanno. Nel deserto hanno delle vesti, nella taiga ne hanno delle altre, nella giungla sono vestiti così. Vedete, sono proprio villaggeri della giungla, però non esistono i villaggi della giungla. È una mancanza che ci portiamo dietro da diverse versioni ormai. Sarebbe carino ora poter aggiungere i villaggi nella giungla fatti di legno e di bambù. Magari, cioè di bambù e basta. Si potevano già fare con il legno della giungla, però possiamo approfittarne e farle proprio di bambù. Così come nella palude, magari di mangrovia, puoi mettere dei villaggi con il legno di mangrovia. Quindi perché non aggiungere questi tipi mancanti di villaggio, dato che i suoi villager già sono presenti nel gioco? E concludiamo con l'idea più votata per la 120. Questa, ragazzi, è davvero, davvero bella. 297 voti, le lanterne cinesi. Ora, pensateci bene, non giudicate troppo presto, la versione ha come tema portante l'espressione di se stessi e il roleplay. Quanto sarebbe figo poter avere delle lanterne cinesi lanciabili, magari con un messaggino annesso, come da tradizione. Le lanterne cinesi, come suggerite in questo post, potrebbero essere craftate da fogli di carta, logicamente, e un singolo pezzo di colorante. A seconda del colorante che diamo alle lanterne cinesi, esse avranno un aspetto diverso. Quindi oltre il colore, uno dei 16 colori di Minecraft, potrebbe avere una forma leggermente diversa, magari un po' più lunga, un po' più tonda, un po' più squadrata, e magari anche una trama leggermente diversa. Avremmo quindi 16 lanterne cinesi che potrebbero essere usate un po' come le lanterne normali, come nuovo tipo di illuminazione diverso e che colorato che permetterebbe di rendere le case ancora più belle, ma potremmo anche lanciarle e queste lanterne potrebbero arrivare fino a una certa altezza e poi fluttuare in giro per un po' fino a scoppiare, o come, sì, come avviene nella vita reale, dove si spegne il fuoco e poi magari tornano a terra. Sarebbe una bella aggiunta, un'aggiunta molto fantasiosa che non si ispira a niente di già esistente. Quindi GG per l'utente che l'ha proposta, spero tantissimo che Mojang ascolti quest'idea e possa aggiungere le lanterne cinesi al gioco. Mi sembra un'idea perfetta per lo stile Mojang, perfetta per la 120 e perfetta per qualsiasi builder voglia avere un sistema di illuminazione nuovo e anche colorato. Detto questo, per questo video è tutto, abbiamo visto 10 idee davvero molto valide per lo più, che potrebbero arrivare nella 120. Se daranno davvero ascolto al sito dei feedback questa volta, queste al momento sono le idee più quotate, quindi farebbero una gran bella figura a prenderne almeno un paio ed aggiungerle davvero al gioco. Mojang, mi raccomando, non filarmi questa cosa, perché stavolta sarebbe davvero grave. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, a me piacciono parecchio nel complesso. E detto questo, noi ci vediamo domani con uno short e stasera alle 20:30 con una nuova live. Peraltro, domani pomeriggio alle 16 sono in live con la Survivor, quindi ve lo inizio già a dire. Un saluto da Eren, ciao a tutti!